L'opera teatrale Peter Pan, o Il ragazzo che non voleva crescere, ha debuttato a teatro a Londra nel 1904 ed era la ripresa di un racconto scritto dall'autore James Matthew Barrie che lui aveva fatto in un romanzo per adulti intitolato L'uccellino bianco di qualche anno prima. All'interno di questo romanzo c'era questa storia di questo bambino che in realtà era un neonato, il quale non voleva crescere e imparava a volare. Più tardi, dopo il grande successo teatrale, un paio d'anni dopo, quel libro ne venne estrapolata una parte intitolata Peter Pan nei giardini di Kensington. E più tardi ancora, diciamo verso il 1911, uscì il romanzo che era la traduzione dell'opera teatrale, che alla fine era inizialmente Peter e Wendy e alla fine Peter Pan semplicemente. A me questo romanzo ha sempre un po' inquietato, fin da quando ero bambino, perché tutto sommato non riuscivo a entrare bene nella testa di Peter, il quale mi sembrava un po' troppo amorale, diciamo così. Faccio solo questo esempio. Lui certo ci portava nell'isola che non c'è, non voleva crescere, ma viveva tantissime avventure, questa era la parte bella. Ma il fatto che a un certo punto Wendy, la sua amica, decida di tornare a casa e di diventare grande, non gli crea nessun problema, tant'è vero che poi qualche anno dopo sarà la figlia di Wendy, Margaret, che Peter vorrà portare con sé all'isola che non c'è. In fondo non c'era nessun vero amore, nessuna vera amicizia, ma semplicemente l'uscita in un mondo totale di fantasia per non diventare grande.